Bene ragazzi, siamo arrivati da Euro Indoor. Insomma, oggi cosa faremo? Proveremo a fare un po' di domande piccanti. Andremo a chiedere a tanti giocatori cosa li fa più arrabbiare del proprio compagno. Mettiamo un pochettino di pepe nelle varie coppie e magari qualcuna scoppia. Così io mi pappo il mio giocatore di destra che cerco da un poco. Chiudiamo la Born e andiamo dentro. Forza, venite con me. Eccoci qui all'ingresso, subito bar, un po' di persone qui dentro. Ecco qui, questo è il lounge. Ciao Fabio. Ciao. Qui è l'angolo chiaramente. Oh, vieni, così presentiamo un pochettino. Lui è Javier. Buona, che tal, come stiamo? Javier. A tope, a darle caña. Javier è uno dei responsabili di Euro Indoor Caserta, giusto? Come, sì. Come sta andando questo club? Parliamone un poco. Guarda, diciamo che per essere partiti da un mese e mezzo siamo davvero contenti, sta andando tutta la grande, stiamo lasciando un po' di stile Euro Indoor, abbiamo portato quello che volevamo, un po' della Spagna qua, e per il momento non ci possiamo lamentare, Fabio. Mi sembra di no, perché i campi sono sempre pieni, mi dicevi, no? Sì. Quindi a casetta il movimento c'è. C'è tanto, non ci possiamo lamentare. E questo è un segno significativo che lo sport sta crescendo tantissimo. Ti faccio una domanda cattiva. Sì. Quando andiamo io e te a Madrid? Anche settimana prossima. Ok. Ma devi alzare un po' il livello, eh? Sì, devi alzare il livello. Se no devi giocare con me. Allora mi vado ad allenare, dai. Va bene. Piacere, ragazzi. E allora, ingresso ai campi e qui facciamoci questo giro. Ecco qua, faccio vedere com'è fatto questo club. C'è anche un reel sulla mia, sul mio profilo Instagram, quindi potete vederlo lì, però insomma mi fermo qui e vi faccio fare un 360, quindi in mezzo alle partite. Ecco qui, campi rossi centrali e campi blu sia di qua che di là. In totale sono 7 campi. Allora siamo con Juan Irigoitia, il, diciamo, il giocatore italiano con più I nel suo cognome, infatti lo sbaglio. Non sono un giocatore italiano, sono un giocatore argentino. Ma tu ormai sei un giocatore napoletano praticamente, sì, volevo dire argentino ma ho sbagliato. Va bene, allora Juan è uno, diciamo, di quelli che mi allena insieme a Bruno Di Benedetto che ha giocato poco fa. Tu che sei un ragazzo tecnico, un po' di padel lo sai, meno di me sicuramente, però un po' di padel lo conosci. Secondo te, io adesso li intervisterò, Bruno e Salvatore, cosa diranno l'uno dell'altro? Cos'è che non gli piace a Salvatore di Bruno e viceversa? Buona domanda, ma la prima cosa non posso parlare di Toto, perché sennò perdo il lavoro. Sennò ti licenzia? Sì. Quindi fa tutto bene Toto. Certo, Toto bravissimo. Non so perché non sta giocando col Valentino. E poi forse Bruno deve iniziare a urlare un po' più. Bruno più cattivo. Manca un po' di sangue. Manca sangue. Sì, eppure sì. È argentino, amico tuo, è collega tuo. Sì, diciamo, sì. Sì, amico mio. Amico tuo, è anche amico mio. Quindi dobbiamo fare una scuola di cattiveria. Certo. Sì, ok, sì. Quindi tu dici se vuoi sapere le dirà che lui non ha cattiveria. Zero cattiveria. Però hanno vinto anche. Ha vinto facile, sì. Una bella partita hanno fatto. Secondo me Bruno è domani tosta, domani contro il tiro su tricarico. Su tricarico è tosta. Però vediamo che può fare. Siamo con Bruno Di Benedetto e Salvatore Lauri, che tra l'altro sono due miei carissimi amici, lui tra l'altro mi allena, quindi, e hanno appena vinto, diciamo, un turno, tabellone terza categoria qui a Euro Indoor a Caserta. Tra l'altro Salvatore, proprietario Parapa del Nola, secondo me è venuto qui una mascopetta, cose, concorrenze, cose. Salvatore buono vaglione. Quello che io voglio sapere da voi non è quello che vi piace del vostro compagno, ma quello che non vi piace del vostro compagno, quindi le cose non dette. Iniziamo da Bruno. Bruno, cosa vorresti dire a Salvatore? Cos'è che ti fa incazzare di Salvatore in campo? A te non ti fa incazzare nessuno, però provaci. Bravo. No, l'unico che va troppo in ansia a volte è a prendere la pala e poi che urla troppo forte. Allora Salvatore, invece cos'è che ti fa incazzare di Bruno? È un po' il carattere, che quando fa punto non urla, no. E non si carica, gioca sempre troppo tranquillo. Troppo tranquillo addirittura, vabbè questo non è un difetto. Vabbè,
Comunque, insomma, questi due non si vogliono separare, quindi non riesco a far scoppiare questa coppia e quindi dovrò continuare questa ricerca del mio compagno futuro. Allora, siamo con Salvatore Saggiomo, altro amico mio, e Marco, ovviamente, che hanno giocato insieme. E dobbiamo chiedere anche a loro. Allora, partiamo da Salvatore. Salvatore, cos'è che ti fa incazzare il tuo compagno? C'è un motivo per cui lo cambieresti, qual è? Che non si arrabbia mai con me. Qualsiasi errore faccio, non mi dà mai addosso ed è troppo buono. Quindi cerchi qualcuno che ti picchi in campo? Esattamente, esattamente. E lui non lo fa. Lui mi dice sempre con calma, con calma, con calma niente, sbaglio sempre. Ok, chiediamo a Marco. Marco, un motivo per il quale ti fa incazzare proprio? Si fa prendere troppo dalla tensione, perché lui gioca bene, solo che quando facciamo determinate partite si mette paura, diciamo così. Okay. Si caca sotto, bravissimo. Bravo. Una cosa comune a tutti. Quello volevo dire. È questo, poi per il resto deve avere più fiducia in se stesso, sicuramente. Vabbè, diciamo che loro due sono tutti e due giocatori di terza categoria, quindi sono giocatori comunque di buon livello, quindi diciamo non vanno per il sottile. Salvatore lo conosco da tempo, Marco l'ho conosciuto a Roma alla Cupra Padel Experience, che stavi con tuo padre, no? Sì. E sei arrivati anche lì, quindi i ragazzi giocano, quindi vabbè, comunque non sono riuscito a scoppiare nemmeno questa coppia qua, io resto ancora da solo, si incazzano tra di loro, vabbè, io resto da solo, va bene così. Allora, adesso siamo con Kevin e con Marcos, tra l'altro sono miei amici, sono i due maestri qua del club Euro Indoor di Caserta, però giocano insieme questo torneo. Ora, la domanda che ho fatto a tutti è: cos'è che vi fa incazzare del vostro compagno? Iniziamo da Marcos, che lo vedo più carico. Che no, non tira una, tutte le mette lì lente, aspettando che me la mettano in petto dopo me, non tira una bene. Solo? Solo. Nient'altro? Diciamo questo, dai. Kevin, invece tu? Yo tengo tantas que me haga un smash dietro de la línea y me la tire directamente al vetro. ¿Sí? Lo suelo hacer mucho. Solo haces smash, no víbora. La víbora no existe. No, la bandeja no existe, solo, no, solo smash. Solo smash. È perché lui viene dal tennis. Allora ragazzi, sono tra due signori che io conosco da molto tempo, loro magari non se lo ricordano di me, non si ricordano di me, ma loro sono stati e sono ancora due ottimi tennisti, oggi giocano a padel e sono i fratelli Cimino, Dario ed Edoardo, giusto? Ok, loro giocano molto molto bene, però la domanda gliela dobbiamo fare, perché sapete che io, questo, quello che non vi ho spiegato è che io sto cercando un compagno. Allora, come funziona? Cerco di far litigare le coppie in maniera tale che poi si libera un posto. Esatto, la cosa bella è che la domanda cattiva qua l'ha fatta a due fratelli, quindi capirete che potrebbe uscire roba interessante. Allora, iniziamo con te. Cosa ti fa incazzare del tuo compagno e quindi anche di tuo fratello quando gioca? Allora, prima di tutto è mio fratello, quindi già di base, a prescindere c'è l'incazzatura. Poi vabbè, sono le migliaia di facce storte per qualsiasi palla colpita, bene, male, benino, qualsiasi cosa, c'è sempre qualcosa che non va, sempre. Solo questo? Potrebbe bastare. Potrebbe bastare, sì, meglio che mi fermo, altrimenti okay. Diamo ND. Ok. Andiamo di qua e vediamo la controrisposta. Allora, innanzitutto perché anche me è mio fratello, quindi per forza di cose mio fratello. La cosa che mi fa incazzare di più è che certe volte si ostina a giocare a tennis nel campo di padel. Aia. E quindi certe volte scelte tattiche un po' discutibili, però stiamo imparando, quindi ci dobbiamo buttare. Devo dare un po' di vantaggio agli avversari, no? Cioè, altrimenti è troppo semplice.
però poi ho perso, poi non va bene più. È parecchio vantaggio agli avversari. Vabbè, dai, è per così, almeno diamo un po' di vantaggio, l'anno prossimo giochiamo bene, dai. Ok, ti stai preparando, sto diciamo, nel lungo periodo. Un torneo di studio. Ok, ragazzi, grazie veramente a tutti e due. Grazie. Allora, ragazzi, siamo con Davide Nocera e Alberto Teramo. Chiediamo anche a loro qual è la cosa che proprio più li fa incazzare del rispettivo compagno. Allora, iniziamo da te. Quando sulla palla comoda, pallonetto, altezza primo palo, secondo palo, invece di fare lo smash fa una bandeca piano. Allora, l'importante è che, diciamo, che faccio punto, no? Almeno la metto in campo. Almeno la metto in campo e non la sbaglio. Senti, invece per te? Invece per me l'arroganza, diciamo, del mio compagno in campo. E poi, diciamo, quando diciamo, sbaglio io, si nervosisce parecchio, sicuramente. Sì, si nervosisce molto. Ma, diciamo, si nervosisce per modo di dire, cioè si incazza proprio? Oppure... No, si incazza proprio. Lo noto dallo sguardo, dagli occhi. Non la prende bene. Prende bene, assolutamente. Vabbè, nonostante ciò, però, mi sembra che giocate in coppia, vi divertite e vincete pure. Assolutamente, abbastanza affiatati. Stiamo crescendo molto. Ok, grazie ragazzi. Grazie a te, Fabio. Siamo con una coppia veramente forte, altissima, seconda categoria, giusto, tu che classifica sei? Sì, seconda, sì. Seconda, Antonio Tricarico e Filippo Galassi. Ciao. Ragazzi, questi sono veramente forti e quindi qui la domanda ci sta. Ragazzi, cos'è che vi fa incazzare del vostro compagno, il rispettivo compagno? Io? Sì, inizia Antonio, dai. Allora, diciamo che quando siamo sopra col punteggio, diciamo, a lui piace talmente tanto come giochiamo e come stiamo giocando, che a un certo punto va un po' di fretta, però è anche la sua forza, perché come possiamo, diciamo, perdere 3-4 punti, possiamo vincere pure gratis, quindi non so se è meglio o peggio, però. E quindi tu lo lasci fare? Lo lascio fare, certo. Ok. Filippo, invece secondo te? Invece a livello emotivo lui è perfetto, mi segue, tutto quanto eccetera. L'unica cosa che mi fa veramente arrabbiare è quando mi fa la strettina cavolo di rovescio. Io gli costruisco tutto il punto, lui palla sopra la rete, invece che fare punto lento al centro, mi fa la strettina così alla cingotto, che non è capace, ma la tira fissa a rete o mi tirano addosso. Insomma, non se ne sono mandate a dire, mettiamola così, se le sono dette. Grazie per questo contributo, ragazzi. Grazie. Ok, qui siamo con quelli che secondo me sono i più forti del torneo, nonostante la sua faccia, guardate come ride, lui ride. Quan Irigo Itia. Bravo, l'hai detto bene. Sì, perché ho sbagliato 50 volte, adesso ho imparato come si dice Irigo Itia. E con Mati Benenzia. Perfetto, bravo. Che secondo me è il giocatore più in forma, diciamo, di tutto il circuito, perché se lo guardate. Qua, è una statua, forma di pallone, guarda, è incredibile, bello. È incredibile perché lui ha quest'arma segreta, voi lo guardate così, dice a questo gli do 6-0, e poi ve lo dà lui, poi se gioca con Mati non ve lo dico nemmeno. Allora ragazzi, domanda molto semplice, cosa vi fa incazzare l'uno dell'altro? Cominciamo con Quan, così poi aspetto la risposta di Mati, bella cattiva. Vabbè. Quello che mi fa incazzare è che lui non sbaglia una palla, quindi giocano sempre su di me e mi fanno correre per tutto il campo. Quindi può iniziare a sbagliare un po' di più, così giocano su di lui. Cioè, lo stai accusando di giocare troppo bene. Sì, quindi fanno sempre il gioco su di me perché sono il più scarso. Ok. Io sono molto più sincero di lui, A me mi fa incazzare quando siamo dietro, la palla al centro. Quando la vado a prendere io, subito sento mia, e devo fare così e la prende lui. E quindi non si fida? Non si fida di me, secondo me.
Non ci credo, no, no, no ragazzi, posso, non posso ci credo. Difendere? Sì, sì, ti puoi difendere. La mia uscita di parete è il mio migliore gol, quindi lui si deve togliere per forza, per forza. io mi tolgo perché mi fido di lui, sì, sì. Quello è vero, quello. Vabbè, questo è bello, diciamo, io mi fiderei di tutti e due, eh. Se litigate io uno dei due a giocare con me me lo prendo, quindi quindi io litiga con lui perché mi serve un buon giocatore di destra, fammi questa cortesia. Giochiamo insieme, okay, con voi, ok, si può fare, sono perfetto, ok, quando sei licenziato. Va bene, allora, prossimo torneo di Napoli, Venezia, Ferro. Esatto. Dai. Così lo faccio perdere al primo turno, gli faccio provare questa emozione. Siamo martedì più o meno, penso. Beh, sì, è tipo qualcosa del genere. Ok ragazzi, grazie a tutti e due. Grazie Fabio. Bene, abbiamo avuto un bel po' di risposte sincere, qualcuna più, qualcuna meno, comunque risposte tutte interessanti, però vi assicuro che mi sono divertito, lo ripeterò in tante altre occasioni e faremo evolvere un pochettino questo format. Ovviamente ragazzi, powered by Cupra del Priore, Cupra Garage di Napoli e di Salerno, vi dico questo ragazzi, mi sto muovendo tantissimo grazie a questa partnership, se volete che venga nei vostri club, se vogliamo realizzare qualcosa insieme, scrivetemi su Instagram perché l'obiettivo è essere molto più vicini a voi grazie a lei, la Fabio Mobile, la Cupra Board. D'altronde Batman aveva la sua Batmobile e anche io devo avere il mio mezzo speciale, no? Cosa ho io meno di Batman? No, forse Bruce Wayne aveva qualche soldo in più e forse era anche più bello, ma sicuro io gioco meglio a padel. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.